Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Alessandra e oggi prepariamo insieme l'Angel Cake, la torta degli angeli. È un dolce americano completamente privo di grassi e realizzato con soli albumi d'uovo. Vediamo subito come si fa. Portate 480 g di albumi, che corrispondono ai bianchi di circa 12 uova grandi, alla temperatura di 40 gradi con un bagnomaria. Questo farà sì che si monteranno molto meglio. Versateli nella planetaria insieme ad un cucchiaino di aceto di mele, che servirà anch'esso a far montare meglio i bianchi. Aggiungete anche una bustina di cremor tartaro e fate partire la planetaria. Unite quindi 280 g di zucchero e continuate a montare. Come aroma ho scelto la buccia grattugiata di un limone, ma potete scegliere benissimo anche l'aroma alla vaniglia. Una volta montati bene gli albumi non resta che aggiungere la farina, quindi spegniamo la planetaria, setacciamo 180 g di farina e l'aggiungiamo poco alla volta, mescolando sempre molto attentamente dal basso verso l'alto per far sì che non si smonti il composto. A questo punto l'impasto è pronto, la farina è stata assorbita completamente dagli albumi e non resta che versare il composto in uno stampo a ciambella come quello della chiffon cake. È uno stampo con il fondo estraibile, non deve essere assolutamente né imburrato e né infarinato. Livellate molto bene l'impasto e con l'aiuto di una spatola praticate dei tagli per eliminare tutta l'aria in eccesso. A questo punto possiamo infornare l'Angel Cake a 180 gradi per circa 45 minuti, fate sempre la prova a stecchino. Ed ecco la torta pronta, mi raccomando, una volta estratta dal forno mettiamola subito a testa in giù, fino a completo raffreddamento. Ora che il dolce si è raffreddato possiamo sformarlo, aiutiamoci con un coltellino per staccare bene i bordi del dolce dalla teglia. Sempre con molta cautela togliamo delicatamente anche il fondo estraibile della teglia. Ed ecco pronta l'Angel Cake, questo dolce è buonissimo, dal sapore stradelicato, si presta ad essere farcito, ad essere glassato, ad essere accompagnato con creme o con panna montata. Io l'ho semplicemente decorato con un pochino di zucchero a velo ed è davvero strabuono. Io spero che questa ricetta vi sia piaciuta, in caso lasciatemi un bel like e ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao a tutti!